Grazie anche per avermi fatto tornare qua da queste parti. Ho girato una decina d'anni frequentando molti banchieri negli anni 2000. Andavo, bussavo, chiedevo, parlavo, cercavo di non avere pregiudizi troppo grandi, e devo dire che sono nate anche tante storie, ho avuto tante esperienze interessanti. Perché parto da qua? Perché il titolo parla di comunità. Vorrei essere molto concreto. Ad esempio, una delle cose in corso in questi giorni è la distruzione delle banche popolari. Voi lo sapete, saranno costrette a diventare SPA, saranno costrette di fatto a fondersi, di fatto ci entreranno grandi fondi. Tutto succede nel silenzio di tutti, soprattutto del popolo. E questo mi colpisce molto, perché le popolari insieme alle banche di credito cooperativo sono state esattamente un'istituzione di comunità nata alla fine dell'Ottocento. E mentre passeggiavo, chiedevo a Mariluio, ho sempre bisogno di meditare un po' prima di parlare, perché non so mai bene quel che dico nel finale. Ho tante cose, poi prendono una forma se medito un po'. E quindi passeggiando qua e vedendo tutte queste banche, veramente mi piangeva il cuore. Questo è un esempio di non rigenerazione di comunità e di generazione di nulla. Noi stiamo prendendo circa 2.000 miliardi di risparmi del popolo, perché nelle popolari ci stanno i risparmi del popolo, della mia nonna, del mio papà, di molti artigiani, e li stiamo sostanzialmente con un idrovora portando all'estero. Questo succederà. Ed veramente sono colpito, uno, dell'ignoranza della nostra classe dirigente, e secondo, del silenzio assordante che c'è. Tra l'altro, la forma auspicata è esattamente la forma che ha generato il crack finanziario nel 2007, cioè a distanza di 7 anni diciamo che la medicina per guarire le popolari è esattamente il virus che ha ucciso mezzo mondo nel 2007-2008. Ecco, parto da questo punto. La stessa cosa sta succedendo per le poste, anche qui tutti silenziosi. Le poste, che sono una vera infrastruttura sociale, in questi giorni vanno in borsa con un'idea di efficientamento, di faremo grandi cose. Le poste producono utili, molti utili, da 20 anni, non si capisce quale sia la ragione per cui devono essere privatizzate al 38%, a cui seguirà un altro 30% di sicuro, e la ragione è la stessa delle popolari, cioè qualcuno ci metterà dentro la sua idrovora e i risparmi, anche lì popolari, finiranno all'estero. Ci torno nel finale a questa questione finanziaria, non perché ami particolarmente la finanza, ma se avete seguito l'altra volta, sono uno un po' curioso, che cerca di tenere insieme le cose della vita, proprio perché cerco di essere concreto. Voi sapete che la parola concreto vuol dire concrescere, vuol dire far crescere insieme le cose, non vuol dire essere materialisti o essere dei faciloni o essere dei sempliciotti. Le persone concrete sono quasi sempre mistiche, nel senso che cercano di vedere tutta la realtà, non solo un pezzo di realtà. Però ho fatto l'esempio delle popolari perché è un buon esempio di non rigenerazione di comunità. Certo, in questa zona di Milano parlare di comunità è roba abbastanza complicata, cioè sembrano di quelle robe preistoriche, antiche, che abbiamo lasciato indietro nell'evoluzione dell'uomo sempre più indipendente, sempre più autonomo, sempre più libero. Ora, tutto questo è vero, noi abbiamo passato un periodo, soprattutto gli ultimi 40 anni, a liberarci da forme di comunità a volte molto oppressive. Pensate a tutto il travaglio che sta avendo la forma comunitaria della famiglia, pensate a tutto il travaglio che hanno i paesi, la cosiddetta provincia italiana. Pensate a tutto il travaglio delle piccole imprese, forme di comunità. Pensate a tutto il travaglio che stanno vivendo le forme religiose. Il problema è: ci liberiamo da questo per andare dove? Ci siamo liberati da questo, siamo diventati più adulti, immaginiamo ognuno di essere molto autonomo, ma per andare dove?
Per fare che cosa? Per realizzare che? Per sentirci al mondo in che modo? Ecco, il mio dubbio è che noi ci siamo liberati per diventare più schiavi. Un processo giusto, anche trasgressivo, io lo paragono un po' all'adolescente che esce di casa e si fa la prima canna o si fa il grappino o esce tardi, quindi anche trasgressivo, che abbiamo vissuto in questi, diciamo, dagli anni 70 a oggi, ha avuto secondo me delle giuste motivazioni. Manca oggi di finalità. Il tema è cosa ce ne facciamo della nostra libertà. Cosa ve ne fate voi della vostra libertà? Sì, vabbè, ci sposiamo 3-4 volte, facciamo figli diversificati, cambiamo spesso lavoro, prendiamo tanti aerei, siamo sempre connessi. E dopo? Tutto qua. Cose interessanti, diciamo dire, scelte che possono avere anche, diciamo, la capacità di farci sperimentare cose interessanti della vita. Ma che cosa ci resta dopo? E il dopo non è il dopo morti, Il dopo che l'abbiamo vissuta, quell'esperienza di liberazione. Dopo che ci siamo separati, dopo che abbiamo cambiato lavoro, dopo che abbiamo cambiato casa, dopo che abbiamo cambiato città, dopo che abbiamo fatto un viaggio in più. È una domanda seria, che faccio anche a me stesso. Allora qui torna il tema del bisogno degli altri. È impossibile vivere da soli. È proprio impossibile. Sono un grande amante della solitudine, frequentando anche nel corso della mia vita monaci di varie estrazioni religiose. Penso che la solitudine sia, diciamo, un'arte da curare profondamente, come il silenzio, ma è proprio la solitudine e il silenzio che ti fanno capire che sei legato agli altri. Oggi infatti abbiamo molta paura della solitudine e del silenzio. La viviamo come isolamento, lo viviamo come non comunicazione, non lo viviamo come un momento di messa in relazione col mondo da un altro punto di vista. In questo senso guardo quello che è successo e guardo la crisi con benedizione. Cioè, penso che meno male che siamo andati in crisi. Meno male che a un certo punto la catena di Sant'Antonio dei derivati si è interrotta, meno male, perché sembravamo quella rana che si gonfiava, punto. Allora, l'ipotesi della comunità è questa. Non è né immunitas, che sono le forme purtroppo di comunità che conosciamo oggi in Italia, da cui deriva la corruzione, da cui deriva la mafia, da cui derivano le corporazioni, da cui derivano, insomma, sistemi chiusi, dove ci si protegge tra parenti, ci si protegge tra amici, ci si protegge tra conoscenti, ci si protegge perché sia una consorteria di uguali, ecco, dove ci si immagina che tra uguali ci si possa chiudere. È la grande tentazione nella religione dell'integralismo questo, no? Cioè, poi, sapete, le verità possono essere grandi o possono essere piccole, ma sempre integralismo è. È la stessa immunitas che porta le cose che succedono oggi in regione Lombardia o che sono successe a Roma. Ma io non voglio, e questa è una forma appunto degenerata di comunità, ma non voglio neanche immaginare che noi siamo soltanto degli individui di fronte a delle grandi funzioni tecniche e che la mia libertà sia avere tante opzioni per usare tante tecniche diverse, per usare tanti aeroplani, avere tanti spazzolini, avere le automobili, riuscire ad avere sempre più prodotti, soli individui davanti alla tecnica. Ecco, in mezzo a questi due opposti, immunitas come gruppo chiuso e società come posto alienato, dove appunto c'è quel senso di inadeguatezza continuo, perché la tecnica ti porta continuamente a immaginare di essere inadeguato, c'è secondo me un grande spazio per ritrovare forme nuove di comunità. E cerco di essere molto concreto,
forme nuove di comunità vuol dire immaginare forme di convivenza più evolute. Io ad esempio è da tempo che sogno una grande marcia contro gli appartamenti. Proprio una marcia lì a Milano contro gli appartamenti, come l'abbiamo fatta contro l'apartheid. Apartheid e appartamenti hanno la stessa radice, separazione. Ma non la dico dal punto di vista ideologico, la dico dal punto di vista concreto e realista. Voi immaginate che in una città che avrà come Milano il 50% della popolazione over 65 si potrà vivere negli appartamenti? Ma non tra 20 anni, sto parlando di dati a 10, 15, 20 anni, quindi bisogna prepararsi adesso. Cioè, immaginate di avere tanti piccoli robot che si prenderanno cura di voi, vi cambieranno il pannolone, il catetere, vi toglieranno dal letto, vi metteranno... Questo qui, vi immaginate 20 anni di vita così voi? Visto che qua su per giù vedo che siamo tutti indirizzati verso quell'età lì. Quella felicità è quella cosa lì. Mentre pensate che grande occasione, usare di quella fragilità per aprire le porte. Aprite ste benedette porte. Ci sono tanti modi per aprire le porte. C'è la possibilità di ospitare qualcuno. Avete mai provato a ospitare qualcuno? Uno straniero, uno che non conoscete? L'ospitalità è una grande arte della comunità. Tutte le comunità sviluppano forme di ospitalità. Le immunitas chiaramente non ospitano, perché o si è affiliati al gruppo o se no non si entra, e le società non sono interessate all'ospitalità, perché basta che io prendo l'aereo e il resto è tutto a posto. Ad esempio facciamo entrare qualcuno, ad esempio immaginiamo di sortire con gli altri dei nostri problemi. Uso una bellissima frase di Don Milani, che la politica è sortire con gli altri dei problemi propri. È così difficile, è così impossibile. Guardate che questo genererebbe tutta una serie di condizioni, non solo di convivenza sociale, ma di convivenza economica, di convivenza religiosa, di convivenza politica. Avremo qualcosa da raccontare, da lasciare ai figli. Ma cosa lasciate voi ai vostri figli? 2 soldi in banca, forse? So. Lasceremmo una tradizione che si è appunto rigenerata. Questo è l'esempio dell'abitare che riguarda la nostra età. Ma voi pensate di risocializzare, ad esempio, lo citavo l'altro giorno perché eravamo in quel posto meraviglioso che è questo teatro, che ha fatto bene Marilu a suggerirvi di andare, risocializzare i beni culturali, risocializzare l'arte, risocializzare la bellezza. Non immaginare che tocca sempre a qualchedun altro, che tocca anche a noi. Cioè, cos'è che sto cercando di dirvi? Che c'è un grande spazio, è come se noi di una grande casa abbiamo abitato solo un pezzettino della cantina. Siamo in una grande casa bellissima, che è il mondo, che sono gli altri, che è quello che ci aspetta. Bisogna uscire dalla cantina, capite? No, mettere un'altra porta blindata in più alla cantina, o spendere troppi soldi a mettere la luce per illuminare la nostra cantina. È bellissimo salire al primo piano, poi salire in cima, vedere l'orizzonte, e solo gli altri ve lo fanno vedere, solo le forme di vita che siamo in grado di costruire con gli altri. O badate bene, gli altri puzzano a volte, gli altri parlano lingue che non conosciamo a volte, gli altri ci feriscono a volte, gli altri non sono simpatici. Io non ho una visione idilliaca dell'altro, ma perché non ce l'ho neanche di me stesso. Ma gli altri sono il nostro specchio, gli altri sono un pezzo di noi, noi veniamo dagli altri. Chi erano i genitori se non altri? Noi diamo vita ad altri. Chi sono i figli se non altri? Ecco, questa cosa che si vive anche nella biologia, perché non riusciamo a viverla nella quotidianità? Ecco, la proposta è questa, è molto semplice, e cominciamo a protestare violentemente contro la privatizzazione delle popolari. Perché? Perché è un esempio concreto di distruzione di un'istituzione comunitaria che era molto degenerata verso l'immunitas. Ma non si uccide il paziente immaginando di curarlo,
si immagina di ridargli una nuova vita. Grazie mille.